Nuovo video con i raccomandati. Ormai non dico più il mese perché a volte devo saltare il mese, non riesco a farlo, quindi i raccomandati dell'ultimo periodo. Cominciamo subito. I raccomandati e non ovviamente. Cominciamo subito con un prodotto di Collistar. Questo è il trattamento patch rimodellante pancia e fianchi. Azione urto, contiene caffeina, garcini e cambogia. Praticamente sono dei patch, eccolo qui. Ne ho lasciato uno proprio per farvelo vedere. C'è il buchetto per l'ombelico e poi ovviamente va sui fianchi. Allora, cosa ne penso? Ovviamente i risultati, devo dire, devo essere sincera, non ho notato nessuna differenza. Come al solito, ci tengo a precisare che non serve, niente serve, insomma, se non c'è l'alimentazione e l'attività fisica, quindi queste cose possono essere d'aiuto. La mia pancia è sempre la stessa, ma la cosa, insomma, che ci tenevo a dire è che quando l'ho applicato, la prima volta che l'ho applicato, è stato e poi è diventato sempre più facile, fortunatamente, perché sapevo appunto come strapparlo. E dico strapparlo perché veramente c'è un male. Io non lo so, però a me ha fatto un sacco male ogni volta che dovevo toglierlo, perché allora praticamente è il trattamento per un mese e ci sono 8 di questi patch da applicare, cos'è, 2 volte alla settimana. E ogni patch lo devi tenere per, credo che sia un massimo di 8 ore. Aderisce talmente bene, sapete, magari uno si preoccupa, ah, magari no, non aderisce bene, ma questo aderisce benissimo. È come un cerotto, questo è un cerotto, questo è un cerottone. Un cerottone per la pancia con questi ingredienti modellanti. Non lo so se ne valga la pena, devo essere sincera, mi dispiace, però ditemi se avete avuto la stessa mia esperienza, perché ogni volta che lo strappavo praticamente io avevo paura che mi si strappava pure il tatuaggio che avevo qui, tutto, peli, tutto, ma tolto tutto. Continuiamo con un prodotto che mi sta piacendo moltissimo. Questo è il siero alla vitamina C di Mario Badescu. Io lo uso, l'ho preso, scusatemi, l'ho preso da Ulta. Sono andata a comprarlo direttamente in negozio. È estremamente concentrato, ne bastano veramente, credo che sia tipo 3-4 gocce, e con il contagocce ne basta davvero pochissimo per riuscire a ricoprire tutto il viso. Ormai lo sapete, la vitamina C, grande antiossidante, e trovo che sia assolutamente perfetto, soprattutto quando abbiamo avuto una giornata magari fuori, sotto il sole, e quindi per aiutare la pelle a ripararsi. E come lo uso? Io lo applico a giorni alterni, e qui consigliano di applicarlo a giorni alterni perché può essere un po' troppo se applicato ogni giorno. Oppure, se volete, potete mischiare qualche goccia alla vostra crema idratante. Però state attente perché può ungere un po' la pelle, quindi bisogna trovare la dose giusta, calibrare la dose giusta in modo che non vada a rendere la pelle, no, un po' unta, soprattutto se vi dovete truccare. Chi mi segue su Instagram Stories l'avrà visto, ho parlato di questa crema, ora vado a prendere anche l'altra. Questa è la crema che mi ha dato il dermatologo per le mie cicatrici sulla fronte. Ero andata per parlare un attimino sulle possibilità. Pensavo che il laser potesse essere un'opzione. Lui praticamente mi ha detto: lascia perdere, perché i risultati molto probabilmente non sarebbero quelli che cerchi e i costi sono abbastanza elevati per il laser. E quindi mi ha prescritto
questa che è una crema retinolo, però ovviamente con una concentrazione di retinolo abbastanza alta. Infatti, cosa è successo? E lo ripeto, chi mi segue su Instagram Stories l'avrà visto. Succede che soprattutto all'inizio, adesso va molto molto meglio. Mi lasciava, ho proprio della pelle, no? Delle pellicine oppure delle vere e proprie crosticine. E quindi sì, perché ovviamente cosa succede? Il retinolo, questa concentrazione, soprattutto ad alte concentrazioni, cosa va a fare? Va a esfoliare la pelle in profondità. E quindi bisogna anche stare attenti, ad esempio, con il sole, per ciò che riguarda il sole, durante il giorno bisogna usare una crema con la protezione alta e questo va usato solamente di sera. Un'altra crema, magari vediamo, è una crema generica, l'hanno preparata lì direttamente nel loro laboratorio, quindi non ha nemmeno un vediamo se riesco a trovare qualche informazione. Comunque, quest'altra crema invece è per le macchie. Non sono molto scure le mie macchie, però sono macchie soprattutto legate al periodo della gravidanza. Come si chiama? Melasma dovrebbe essere il termine esatto. E comunque questa crema, anche questa, addirittura devo conservarla in frigorifero. È abbastanza forte proprio per andare a trattare queste zone dove ci sono queste macchie. Parliamo di collo. Devo dire la verità, più aumentano gli anni, più mi rendo conto di quanto siano importanti determinati punti del nostro corpo che magari no. Prima di adesso erano totalmente trascurati da parte mia e parlo di dorso delle mani. Ovviamente, allora, sono sempre stata molto attenta, soprattutto devo dire la verità, per il dorso delle mani, ma anche per il petto, per ciò che riguarda le macchie. E quindi devo dire che sì, non ho macchie. Sapete, spesso capita che ci sono delle macchie causate dal sole. E quindi sì, sono stata molto attenta ad applicare l'applicazione e la protezione anche lì. Però per ciò che riguarda il collo, ovviamente con il passare degli anni tendono a cedere, quindi bisogna dare attenzioni anche al collo e la pelle del collo è veramente molto molto delicata. Per questo vi volevo fare vedere due creme, una crema da giorno e una da notte. Magari farò un video dedicato solamente al collo perché volevo farvi vedere anche un altro aggeggino che uso proprio per il collo. Allora, questa è la crema. Questa è per il petto, per il collo, ma anche per il viso. Quindi, insomma, se non volete perdere troppo tempo, questa è per tutte le zone, insomma, interessate. Ha la protezione 30, quindi è la crema da giorno, si assorbe facilmente, quindi perfetta anche sotto il make-up. E questa è di Rock. Quest'altra invece è una crema molto più densa, proprio super densa. Questa è del dottor Brandt, ed è la Firming Neck Cream. Quindi questa è proprio dedicata al collo, solo ed esclusivamente per il collo. Effetto lifting e rassoda, quindi insomma tutte le cose importanti per ciò che riguarda il collo. Questa l'ho comprata da Walgreens, questa invece l'ho comprata da Ulta. Il prezzo sicuramente credo di aver pagato decisamente di più per questa. Questa è sicuramente più economica. Volevo farvi vedere questo balsamo per labbra, è di Lips Maker. Lips Maker. Ed è questo qui, guardate. Allora, Starbucks ogni anno c'è una grande aspettativa, la gente veramente non vede l'ora che arrivi il Pumpkin Spice Latte, che è praticamente un latte speziato con al gusto di
zucca, e ovviamente questo è il periodo tra non molto, e credo che inizino proprio sì a settembre, se non hanno già iniziato, non lo so ancora. Comunque, e praticamente questa è la forma del pumpkin spice latte con la whipped cream, buonissimo, mi piace tantissimo. Poi nel periodo, non so voi, però io adoro il periodo che va da, sì, da adesso fino al 31 di dicembre, per me è il mio periodo preferito. Comunque si apre così anche il colore, no? Di zucca, proprio zucca. Sapete le Yankee Candle? Mi fa pensare subito a quelle. Profumo, e ne ho un altro che adesso non sono riuscita a trovare prima di registrare il video, che è al white chocolate, quindi la cioccolata bianca. Sempre così, con la whipped cream, la panna montata sopra. Buonissimo, però questo credo che sia il mio preferito. Troppo, troppo buono. Poi volevo farvi vedere, volevo parlare di profumi. Volevo farvi vedere due dei miei profumi preferiti. Allora, questo forse l'ho fatto vedere, no? Questo è il Nirvana di Elizabeth e James. Allora, trovo che siano decisamente dei profumi invernali, perché sono proprio, non voglio dire pesanti, però intensi, ecco, tipo il, cos'è, il Poisson di Christian Dior. No, questi profumi abbastanza intensi. E persistenti. Questo invece è uno degli ultimi, ma non proprio l'ultimo, perché ne sono usciti, ho visto che ne sono usciti di altri, sempre di Elizabeth and James. Questo è Nirvana Rose. Appunto, se amate le profumazioni floreali e speziate, forse più speziate che floreali, date, se andate da Sephora, io l'ho preso da Sephora, annusate. Una profumazione, visto che parliamo di profumi, decisamente floreale, invece è questa di Dermacol. Io l'ho usata tantissimo quest'estate proprio perché è leggera. Questa è Peony e Lang Lang. È molto leggera, floreale, delicata, da tutti i giorni, è molto estiva. Questa è la crema della linea Milk Lovers di Pooh. Allora, aspettate, dico una cosa, ho usato il bagnoschiuma, è finito, ho buttato là il barattolo, però insomma volevo parlarvi di questa linea. Ho usato la crema solamente sulle mani, quindi non posso parlarvi tanto della crema, ma volevo parlarvi della profumazione. Fantastica, buonissima, proprio. Allora, fatemi dire subito, è senza parabeni, senza siliconi, senza petrolati, credo di averli detti tutti. E poi contiene latte, riso e zucchero, latte, riso e zucchero. Sta passando cos'è l'ambulanza? Sì, era l'ambulanza dei vigili del fuoco. Allora, eccoli. Boh, speriamo che non sia successo niente di grave. Un prodotto che volevo farvi vedere e ho comprato ultimamente, ma non l'ho ancora provato. Voi avete sentito dire, ne ho sentito parlare tantissimo di questo Rose Hip. Adesso andrò a cercare esattamente come si dice in italiano. Rose lo so, è rosa, però Rose Hip. Ed è praticamente, allora, questo è un prodotto, è un olio biologico che ho trovato, e questo va bene sia per il corpo che per il viso. Mi piace tanto perché è spray, quindi posso spruzzarlo durante il giorno direttamente sul viso. Ho sentito parlare tantissimo di questo Rose Hip, proprio come un olio, Rose Hip Oil, un olio
ottimo, ricco di antiossidanti, usato, chi è che lo usa? Che ho visto che lo usa spesso, almeno ovviamente dicono che lo usi, poi vai a vedere, nessuno è in bagno con lei, tranne che il marito. Kate, la principessa Kate, usa moltissimo questo rosehip oil e anche altre attrici. Comunque, uno di quei prodotti di cui ho sentito parlare, quindi vi farò sapere cosa ne penso. Ditemi, ovviamente metto il nome esatto qui sotto in italiano, spero di trovarlo, e ditemi se l'avete provato. Ed è tutto! Quindi spero che questo video, come al solito, sia stato utile e vi mando un grande bacio. Ciao!